chiave da inserire. Andiamo. Come va? Dai, fammi. Oh, mi aspettate, dai! Dai, c'ho lo zaino pesante! Andiamo a scuola! Dai, aspettami un attimo! Mamma mia, che freddo che fa ancora! Dai! Hai preso le chiavi della macchina? Le chiavi della Volvo le hai prese? Fammi! Le chiavi della Volvo le hai prese o no? Le chiavi della Volvo! Oh, la dove? Le chiavi della Volvo! Fammi le chiavi! Come? Scusate, ma la nostra Volvo! Vuol dire che si apre davvero? No, ma è... Bravo, Tommy! Scusate, scusate ragazzi, ma la nostra Volvo è quella lì. Vai, la tu. Ah. Con ma dove? Ma non posso venire con voi. Tommaso! La nostra Volvo è quella là! Dai, ma la Polar si offende. Vabbè, però senti, voglio provarla. Arrivo. C'è posto? Dai, salta su! Grazie! Come siete buoni! Wow! Oggi sì che te la spasti! Stenmark Volvo Borg Volvo Ibrahimovic Volvo Lidholm sempre Volvo Ronnie Peterson sempre Volvo Ikea, allora Ikea eh no questa era la mia battuta dopo l'Ikea Volvo è il marchio è il nome più prestigioso il nome svedese più prestigioso nel mondo the proud of Sweden esatto non c'è verso guarda che carina questa adesso poi ci gustiamo questo sub che adesso ci spiegherai cosa è successo proprio in questi giorni ma guardate qui diciamo the proud to be Sweden per l'orgoglio di sentirsi e di essere svedesi è la prima volta che vedo un dettaglio così marcatamente sì. Nazionalista e mi piace. E poi una di quelle cose che a me viene voglia di toccare. Sembra una gommina profumata. Adesso non so se sarà questa la spiegazione, però Volvo è stata dichiarata una delle aziende, forse l'azienda più etica al mondo. Quindi vabbè, Beh, certo. Anche un segno. Poi sai cosa mi piace di questo marchio? E noi siamo degli estimatori, abbiamo fatto vedere in apertura che abbiamo questa Polar meravigliosa. Che non è la prima, la terza Polar cedo, ho dovuto guidare. Ogni tanto cedo, la vendo, ma poi quando la ritrovo la ricompro. Chiaramente quello che sono sempre stati molto attenti alla sicurezza degli occupanti e chiaramente anche dei pedoni, no? Per cui sicurezza all'interno e all'esterno. Io mi sono preparata, infatti, ora te lo dico, intanto tu parla così. No, ti ascolto io. Le tecnologie della XC40 fanno di quest'auto uno dei subcompatti di lusso meglio equipaggiati sul mercato e i dispositivi di sicurezza e assistenza alla guida includono tantissimi sistemi, certo. Tantissime, che poi andremo a vedere poi a bordo. Allora. Anche facilmente visibili, perché c'è questo display che poi vedrete bellissimo. Molto completo, però è quella, la fruibilità e la facilità di utilizzo sono dei temi che noi sottolineiamo sempre. C'è da dire che questa vettura ha ottenuto un riconoscimento importantissimo proprio in questi giorni. Infatti, ora si sta tenendo il salone di Ginevra ed è stata riconosciuta auto dell'anno 2018. 60 giornalisti, no, che hanno votato, insomma, era un risultato a cui Volvo infatti, era andata vicina. 60 no? giornalisti, 23 paesi del mondo l'hanno messa sul gradino più alto del podio. L'anno scorso, due anni fa, aveva sfiorato il risultato con l'XC90, quest'anno ce l'ha fatta. Così ti dirò tutti i SUV di casa Volvo, quindi XC90 e XC60, o in Europa o negli Stati Uniti, sono auto dell'anno. Allora, questo è un segmento, Franci, veramente incazzato come una iena, nel senso che il SUV compatto è quello che sta facendo registrare il maggior incremento rispetto al mercato globale, per cui la tendenza nei prossimi anni sarà ancora più in aumento rispetto al passato. Crescita, certo. Ed è difficile perché è un segmento dove tutte le case stanno investendo molto, i prodotti sono assolutamente all'altezza della situazione, ma devo dire che Volvo qui ha preso la mira e secondo me ha fatto un centro clamoroso. Sì, perché già esteticamente è accattivante. Molto moderna, molto bella, linee diverse dal resto, per sì, cui mi piace. Beh, diciamo che una delle caratteristiche, Pasquale, vabbè, è questa qui, no? Questo taglio sì. È particolare. L'alettone è carino. Il tetto, vedi che è tutto nero sopra? Sì. Immaginatela bianca, avrebbe fatto un effetto diverso, uh-huh. Invece così è molto, così è molto compatta, sportiva, sportiva. Infatti questo è un allestimento R-Design, esatto. Lo vedete poi riportato anche all'interno, ci saranno dei particolari che ce lo farà riconoscere. Uno dei vari disponibili. Sì.
La parte posteriore è molto molto pulita. Devo dire sulla... Scusa? No, pulita, vabbè, ma oggi c'è un tempo allucinante. Non pulitissima, ma... un tempo allucinante, però devo dire che è una linea molto pulita che richiama chiaramente gli stilemi di casa Volvo, le ultime generazioni, con questo faro a J o a L, se guardiamo il sinistro o il destro, i due scarichi posizionati là sotto, molto molto bella, molto sportiva, molto accattivante, però una linea affilante ma mantenendo lo schema delle Volvo. Sono sempre state vetture capaci di caricare tanto, per cui non... Sì, vogliamo far già vedere il bagagliaio, intanto che sì, siamo qua dietro? Dentro? Io non so cosa c'è dentro. Vabbè. Me l'ha data Marco Garletti, in Svezia Car. Scoprirlo. No, è fantastica. Allora, un bagagliaio capiente, perché sopra, ma anche sotto. Modulare, per cui perfetto. Infatti. E poi li vedrete dentro, ci sono tantissimi spazi per stivare, addirittura c'è il cestino della spazzatura. No, dopo ce li fai vedere. Estraibile. Prima quindi... ti sentivo dire che ma forse sarà un piano di carico capiente ma un po' alto, io devo dire che... No, leggevo che tra i difetti viene citato questo ma piano chi di detto? Carico ma alto. Chi è che l'ha In realtà io sono abbastanza bassa, credo. Entra! mi siedo agevolmente, no, immagino anche, insomma, caricare, no. No, devo dire che all'atto pratico non mi sembra proprio. Poi guarda la praticità degli svedesi, sì. Pragmatismo, la zona in cui viene verosimilmente avvicinato la valigia, il baule, la suocera, sì. C'è dentro è comunque quella in concomitanza in coincidenza della targa, sì. Per cui rischio limitatissimo di fare dei danni anche alla carrozzeria, vernice, alla carrozzeria. Infatti. E poi vedrai che comunque tutto questo, un altro difetto che le davano, era, vedi che questo effetto moquette è riportato in tutti gli interni. Dicevano che, alcuni dicono che può piacere o non piacere, ma io dico che no. Proprio quando si vuol trovare, Lago nel pagliaio. Ai, prova donna, ci arrivi al tastino per chiudere? Che spiritoso che no, sei. Prova. Se sarà superato la tua altezza o bassezza, come vuoi definirla, è perfetto. Cerchi bellissimi, colorazione ci siamo, le linee... ineccepibili, devo dire, non siamo noi a dirlo, ma anche la giuria internazionale. Adesso c'è da scoprire all'interno. Vedrai che all'interno... Mi stupirai? Ti stupisce come ti stupisce all'esterno, nel senso che è pratica, semplice, va bene, ma ha tante cose belle. Allora, io voglio che partiamo dall'interno con questo sistema di telecamera a 360 gradi che vi lascerà stupiti, perché Pasquale non è capace col suo trafficolino lì di fare le immagini che fa l'X40. Pasquale, impara, vieni a vedere vieni che ti imparo, vieni. Ci fai ridere, sai tutti gli appunti, hai paura di dimenticarti qualcosa, sono tante le sì cose perché che sono tante cose importanti, no, da far vedere. Design, dai, non manca anche qua. Hanno fatto un bellissimo lavoro, elegantissimo, moderno, come piace però sportiva. Mi piacciono un po' tutti i colori, no? Questa plastica lucida, queste finiture, sì, così. È tutto... un po' diverso dal solito, anche il fatto, sì, che abbiano scelto questa finitura concava piuttosto che piatta. Sì, piatta o addirittura convessa. Vi faccio solo notare una cosa e poi ti lascio lì alla parte tecnologica. Sì. Guardate la configurazione di questi poggiatesta, perché Volvo, come vi faremo capire, vi spiegheremo meglio dopo, è sempre stata attenta alla sicurezza degli occupanti. E questa configurazione è una configurazione studiata da Volvo. Vedete che è rivolta verso la nuca del pilota, per esatto, cui in caso di impatto non si crea quel gap eccessivo, perché insieme al sistema di pretensionamento delle cinture di sicurezza, di cui Volvo è stata veramente un'antesignana, fa sì che il corpo dell'occupante dell'abitacolo non sia scosso in maniera troppo eccessiva. E adesso la parte. E adesso la parte tecnologica, ma intanto volevo farti vedere, è comoda dietro? Assolutamente comoda. Sì, davanti guarda, è molto comoda. Io sono comoda. Un manzo cinghialato per da 90 kg. Ti parlavo prima della praticità di tanti spazi e tanti vani e soluzioni di carico particolari. Intanto qui, Pasquale, so che sei comodissimo. È contento Pasquale che gli esatto, fai fare una roba lì, una qua e una là. C'è un gancio per appendere, che ne so, la borsa, la 24 ore, qualcosa di piccolo. Qua c'è un altro vano dove puoi... mettere in carica il telefono a induzione, quindi si ricarica. Le varie prese sempre là, 12 volt infatti, USB. Qua, vari tipi. Poi apriamo anche questa parte, altro vano di carico. Questo è un piccolo cestino che la cui comodità è il fatto che lo puoi veramente prendere e svuotare fuori, no? Faccia dare. Insomma, tanti... Comodo quando hai bambini che mangiano cicche e caramelle, lasciano tutto butti in giro. Tutto lì. Vero? E poi, vero, no, falso. No. E poi anche nelle portiere, anche di fianco, no? Non è passante, non c'è il buco, qui puoi mettere delle cose piccole.
tanti, è organizzata bene, okay. Organizzata bene da vivere, no? Comoda da vivere. Mi piace da pazzi quella cloche aeronautica del cambio. Quella che sì, la P la metti con dal tastino, okay. E poi è semplicemente a scatti, non, no? Non si sposta. Il cambio a 6 marce, poi arriverà anche a 8 marce. Cos'altro? Guarda, non stava Pasquale subito. Fai così, possiamo dare due note storiche sugli inserimenti e le innovazioni di Volvo in campo della sicurezza e poi torniamo sul cockpit. Ok, dai, perfetto, a tra poco. Con la magia, salta. Fin dalla sua nascita, Volvo Car Corporation è stata un'azienda a misura d'uomo e orientata al rispetto delle sue esigenze. I fondatori di Volvo, Assar Gabrielsson e Gustav Larsson, affermarono: «Le automobili sono guidate da esseri umani, perciò il principio che deve indirizzare il nostro lavoro è e deve rimanere la sicurezza». Lo slogan di una vecchia pubblicità Volvo recitava: «Per Volvo ogni anno è l'anno della sicurezza stradale». La storia del concetto di sicurezza nella Volvo Car Corporation riflette in pieno con lo slogan. L'albo d'oro dell'azienda contiene ben 75 novità assolute nel campo della sicurezza automobilistica, introdotte a partire dal 1927, quando la società fu costituita. La cellula di sicurezza che irrobustisce l'abitacolo e il parabrezza laminato, entrambi introdotti nella Volvo PV444 negli anni 40, furono fra le prime importanti innovazioni di Volvo nel campo della sicurezza. Quella che probabilmente rimarrà come la più importante delle novità Volvo in questo settore fu l'introduzione della cintura di sicurezza a 3 punti di ancoraggio nel 1959, considerata una delle invenzioni che hanno salvato più vite umane in tutta la storia della civiltà. Altri 2 esempi famosi sono il seggiolino per bambini rivolto all'indietro, progettato e provato nel 1964, introdotto poi nel 1972, e il SIPS, Side Impact Protection System, per la protezione dagli impatti laterali, del 1991. Nel 1970 Volvo Cars diede vita al proprio Road Traffic Accident Research Team per studiare gli incidenti in cui erano state coinvolte auto Volvo. Questo gruppo di esperti ha contribuito in maniera eccezionale, da 35 anni a questa parte, alla ricerca e alla progettazione Volvo in termini di sicurezza attiva e passiva. Lo sviluppo di nuove soluzioni di sicurezza non si è mai arrestato e negli ultimi anni si è concretizzato in molti dispositivi introdotti prima di ogni altro concorrente, nei modelli Volvo S80, XC90 e nelle nuovissime S40 e V50. Come ti dicevo prima, Franco, il display è quasi un tablet, la grandezza tra l'altro è forse proprio la stessa, e va gestito come un tablet, per cui è a scorrimento, qua ti fa vedere come fare a spostarti, e niente, è un iPad, scegli i messaggi, puoi fare, è molto facile collegarsi con il telefono, quindi tu non hai più bisogno di cuffia piuttosto che auricolari e quant'altro. Guarda quanto intelligente quella lì, parcheggia e paga, ti trova il parcheggio. Infatti, che chiaramente figata. Devi essere collegato con il telefono, certo. Ma è tutto più semplice, questi sono i tasti che comandano il riscaldamento, per il clima. Come funziona. Funziona così, ora è off, però forse perché, aspetta, vediamo un po'. Eccolo qua, vedi, possiamo scegliere la ventola, possiamo scegliere i gradi. Questa è bellissima, è super immediata, non ti devi concentrare su tastini bassi. Velocissimo, infatti, bello. Sbrinamento, no, di parabrezza l'1.8, il ricircolo, l'aria condizionata e tutto quanto. Climatizzatore anche del parcheggio, quindi te la puoi preriscaldare o preraffreddare. Esatto. Ci fai vedere il sistema di telecamere, così Pasquale impara a fare delle riprese. Allora, il sistema di telecamere, torniamo all'inizio. Vediamo se c'è. Io ho visto che c'era un tastino telecamera. Aspetta, posizione attuale. Mettila retro, te la fai più facile. Hai ragione. Allora, così siamo in P. Ce l'abbiamo il piede sul freno. È retro. Sì. Eccolo qua. Ma non è finita lì. Questo è 360, ma spiega. Questo, intanto ci sono queste icone per cui puoi, vedi, vedere, zoomare sul lato. E in questo caso ti fa vedere, no? La telecamera sinistra, che hai. La vista 360. Esatto, così torni. Adesso vediamo cosa c'è davanti, proprio davanti al cofano. Vediamo cosa abbiamo dietro. Insomma, che bestiale, no? Questa cosa. C'è anche l'assistenza al parcheggio, quindi vedi ingresso parcheggio e uscita parcheggio.
Bello. E c'è anche questo sistema, credo sia quello che ti dice se hai qualcuno che sta sopraggiungendo mentre fai il retro. Infatti. Quello era attivato, adesso per entrare è disattivato. E giusto? Ora lo riattiviamo, esatto. Bellissimo. Lo zoom, insomma, cioè, è facile, no? Chiaro che con l'uso poi ti abitui e diventa tutto più immediato. Anche il cruscotto è digitale. All'accensione c'è una sorta di check-up di tutti i dispositivi attivi. Volevo farti vedere la tecnologia intelligente perché io so cosa sto usando, cosa ho attivo. Ho questo Golin Keeping Aid, no? Ti aiuta a mantenere, a non uscire dalla tua corsia. Se esci dalla corsia senza la freccia ti dice guarda che stai uscendo e ti riporta in pista. Infatti, ecco. L'assistenza al parcheggio, questo cross traffic alert, start stop inserito, il bliss, no? È quello, quella lucina blind, sì. blind spot. Okay. C'è una lucina negli specchietti retrovisori che ti dice quando un'auto o un camion sta arrivando nel tuo angolo cieco. Anche questo è interessante, road sign information, che è quello che ti dice là nel cruscotto, dopo facciamo vedere il movimento. Già qua c'è 50. Quindi una strada, stai percorrendo una strada il cui limite è 50 all'ora, per cui se vai più forte, insomma, ti avvisa, guarda che. Infatti, assistenza ai limiti di velocità, cruise control, ce ne sono tante, le puoi attivare, disattivare. Bellissimo. Con facilità. E poi, insomma, torniamo alla schermata principale. Bello, bello. La guidi? Fai giretto? La guidiamo, facciamo giretto. Volevo farti vedere anche questa cosa. Beh, questa ha il tetto apribile enorme. Panoramico stupendo. Veramente enorme. E poi volevo farti vedere, sono rimasta colpita dalla bellezza di questo specchietto. No? Semplicemente un oggetto così. Di design, sì. Infatti. Qua. Senza bordine, come un nuovo monitor di quelli. Infatti pensavo che quasi fosse una telecamera. E invece è uno specchietto. Stupendo, guidala. Andiamo? Guittala. Va bene, dai. Guittala. Vado. Bastano veramente pochi metri per abituarsi a quest'auto. Dico spesso che magari ci vuole un po' di tempo, no? Per abituarsi al sedile, all'impostazione di guida, al volante. E in realtà è facilissima, comodissima. Sicuramente viene prediletto, è vero che è un SUV, uno sport utility vehicle, però viene prediletta la comodità, la praticità rispetto alla sportività. La sportività è molto più accentuata forse nelle linee, anche se si può fare un po' di fuoristrada, c'è la funzione off-road che regola la risposta dell'acceleratore e quindi un po' di fuoristrada lo si può fare. Sicuramente è stracomoda, direi Pascal, anche insonorizzata benissimo. Direi questo è un diesel appunto silenziosissimo, mi sembra anche sprintoso, adesso magari proviamo un pochettino, direi assolutamente di sì. Quindi un diesel di tutto rispetto, anche se poi tra qualche anno Volvo produrrà motorizzazioni solo elettriche addirittura. La XC40 è il primo modello basato sulla nuova architettura modulare compatta per i veicoli sviluppata da Volvo Cars, che sarà alla base di tutte le prossime vetture della serie 40, incluse quelle a propulsione esclusivamente elettrica. La gamma di motorizzazioni include i già esistenti diesel di 3.500 da 150 cavalli e il T4 2000 benzina da 190 cavalli, ai quali si aggiunge il nuovo Drive E a 3 cilindri, la prima unità a 3 cilindri prodotta dalla casa automobilistica nei suoi 91 anni di storia. Successivamente verranno aggiunte una variante con propulsore ibrido e una esclusivamente elettrica. Secondo me, dunque, la linea esterna c'è, i motori ci sono, gli interni sono praticissimi, comodissimi e devo dire anche accattivanti esteticamente. Un'altra caratteristica, un altro punto secondo me a favore è la guidabilità e il volante. Il volante in questo allestimento in particolare è R-Design, oltre ad essere sportivo è perfetto, si tiene, è proprio bellissimo, no? Non si può volere di più, nel senso che è comodo, pratico, delle dimensioni giuste, richiama con questo quadrato sicuramente la tradizione Volvo, ha i comandi che servono nel caso abbiamo bisogno di non staccarci dal volante e guardare il monitor, e poi abbiamo ovviamente, se vogliamo usare il cambio sequenziale, abbiamo i classici pedal al volante. Qui altro punto a favore. Traveling in a fighter combi.
Cucciolotti, siete andati a fare il giretto? Un girettino abbiamo fatto. Mi è piaciuta? Convince e soprattutto quello che dico io, non ci vuole niente per abituarsi. Scendi dalla tua macchina, sali su questa ed è... immediata. Tutto, esatto, feeling. Immediato. Allora, possiamo dare il consiglio ai nostri amici? Chi è quello lì? Chi è quello? Pascal. Is the Pascal. L'operator Pascal. The Pascal. Va bene? L'operator. Possiamo dare il consiglio ai nostri amici di andare in Svezia Car a provarla? The House non si può of non farlo. The House of Volvo in Milan. Esatto. Svezia Car. Loro ti daranno anche le istruzioni per montarla. Giusto? No? Ma non è IKEA, è Volvo ed è Svezia Car. Ma possibile che c'hai sempre in mente l'IKEA? XC40! Molto, ma molto bene. Ma chi è quello lì? Ma cosa fa? Pascal. Ma cos'è che sta facendo? C'ha il giochino. Ciao.